Brisighella torna a tingersi di rosso Ferrari, il rosso di Michael Schumacher. Giovedì 3 gennaio, infatti, in occasione del compleanno del pilota tedesco, è stata presentata ufficialmente la mostra Schumacher 50, ideata e realizzata dal fotografo Filippo Di Mario, allestita grazie al contributo del trofeo Bandini. Per l'occasione sono arrivati a Brisighella i tifosi della scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, uno dei più importanti fan club della Rossa, che hanno disertato l'esposizione a Maranello della Ferrari per raggiungere invece la Romagna. Una scelta dettata dall'emozione suscitata dalla mostra e dal racconto degli scatti di Di Mario, che per un decennio ha seguito Schumacher nei Gran Premi della Formula 1. È un giorno felice, sia perché Michael ha compiuto 50 anni, sia perché sono riuscito a portare qui a Brisighella, vicino alle mie 50 opere dedicate a lui, tutti gli amici che lo amano, che sono venuti a portare il cuore Ferrari in segno di affetto e di amicizia, un affetto che durerà sempre. Da amico questi anni come sono stati? I primi 4 difficili, è stato difficile per me lavorare, perché non sapevo le sue condizioni. Avevamo deciso di fare un libro insieme, era un suo desiderio, dopo quello che gli avevo già fatto, l'ultimo traguardo, di fare il libro dei 5 titoli mondiali consecutivi. Ci abbiamo lavorato un po', poi purtroppo il destino ha deciso diversamente. Anche per me è stato difficile, però per fortuna quest'anno, all'inizio dell'anno, ho incominciato e sono riuscito a selezionare tutte le immagini, circa 25.000, di quelle che ho fatto in tutti quegli anni. Quelle immagini che piacevano anche a lui, particolari, artistiche, e ho incominciato a dipingere di nuovo. E queste sono le prime 50. Direi intanto ringrazio questi signori che sono venuti oggi per Schumacher a Brisighella, hanno evitato Maranello, quindi questo è stato un grande risultato sicuramente. Noi ce l'abbiamo messa tutta, speriamo che oggi sia la giornata che ricordiamo Michael quando è venuto a Brisighella, però è sempre stato un grande appassionato di sport e un grande appassionato di corsa, quindi Michael merita tutto. A questo punto la domanda è lecita, il trofeo Bandini quest'anno organizzerà qualcosa per Schumacher? Non lo so se organizzeremo qualcosa per Schumacher, comunque sicuramente è nell'area FCA. Come mai innanzitutto avete deciso di venire qui a Brisighella invece che andare a Maranello? Ma noi abbiamo deciso di venire qui a Brisighella perché qui c'è la passione vera per la Ferrari, per Michael soprattutto, in questa sua ricorrenza, in questo suo 50° compleanno. Qui sappiamo che c'è una mostra fotografica allestita dal grande fotografo Filippo Di Mario e quindi abbiamo optato per questa soluzione anziché a Maranello, dove sì, c'era una cerimonia commemorativa verso Michael, ma è stata una toccata e fuga. La passione ci ha portato qua, il cuore più che altro ci ha portato a Brisighella. Questa è una mostra fatta col cuore, non solo appunto con la passione sportiva. Che sensazioni avete avuto guardando queste foto dipinti? Ma guarda, devo essere sincero, quando si parla di Michael e della sua carriera sono sempre emozioni forti e sentire poi venire poi celebrata, venire commentata dal suo autore Filippo Di Mario, che ha espresso molta passione verso il pilota e verso la Ferrari, e in certi fotografie, in certi racconti ho avuto la pelle d'oca, ho avuto delle sensazioni veramente forti e vorrei tanto che Michael potesse ritornare tra noi quanto prima.